Era difficile giocare contro una squadra in fiducia come Casa Pusterlengo, che aveva vinto le quattro delle ultime cinque partite. E quindi sapevamo che potevamo trovare difficoltà. In più, un po' anche le due sconfitte consecutive in casa, un po' di apprensione dentro, volenti o nolenti, anche se siamo professionisti, la lascia. E quindi all'inizio siamo partiti un po' contratti, poi piano piano la difesa è cominciata a salire di tono, di intensità. Abbiamo prodotto nel secondo quarto un grandissimo lavoro difensivo, costringendo Casa Pusterlengo a 15 punti, e penso che là abbiamo cominciato a prendere fiducia, nonostante i tiri liberi sbagliati, che se avessimo messo dentro 3-4 tiri liberi in più chiudevamo già 7-8 punti sopra il primo quarto. Però la squadra è stata costante nel rendimento, anche nelle rotazioni in campo non abbiamo mai risentito. A Mannato ci ha dato anche una grande mano per far respirare finalmente Simons, e quindi poi alla fine le rotazioni ti consentono di arrivare con tutte le energie per poter continuare a difendere fino alla fine, così come abbiamo fatto a Ferentino, così come abbiamo fatto stasera contro Casa Pusterlengo, e chiudere la partita nel quarto, che poi alla fine è quello che conta. Penso che stasera tutti hanno dato il proprio contributo, hanno giocato con intensità, hanno giocato prendendo i giusti tiri nei momenti importanti della partita, abbiamo giocato di squadra ancora una volta e abbiamo portato a casa quest'altra vittoria che adesso poi ci fa tirare il fiato con l'All-Star Game di sabato, e che poi domenica ci farà mettere nuovamente al lavoro per preparare al meglio la partita di Siena, che si giocherà in anticipo di sabato. Siamo contenti perché la difesa ha ricominciato nuovamente a graffiare, e quando difendiamo andiamo in contropiede, giochiamo col nostro ritmo, prendiamo tiri sempre in ritmo, ed è quello che abbiamo fatto per 10-11 partite. C'è stata una pausa di flessione, secondo me anche di natura mentale e fisica, che abbiamo superato. Adesso con questi 3 giorni recupereremo tutti i piccoli acciacchi che abbiamo avuto, e penso che siamo pronti per giocarci il girone di ritorno, mi augurerei come quello d'andata. Coach, questa pausa quindi arriva a un buon momento, oppure forse era meglio continuare a giocare? No, avevamo necessità un po' di tirare il fiato, di staccare la spina. È da agosto che non abbiamo di fatto nessun tipo di pausa, anche se sono 3 giorni soltanto, però serviranno anche allo staff medico, a tutti, per recuperare piccoli acciacchi e soprattutto energie mentali a chi ha tirato la caretta per tanti mesi. Per cui penso che poi alla fine sono 3 giorni, anche considerando che si gioca sabato, tutto sommato sono 9 giorni, una settimana lunga. Ci sarà l'All-Star Game, avrò con me il mio assistente Di Martino, Simons e Spizzichini. Sarà anche un motivo d'orgoglio per tutta la gente di Scafati avere una folta rappresentanza in questo evento, che avrà un risvolto mediatico importante. Alla fine della partita i tifosi ti hanno voluto, ti hanno abbracciato e ti hanno portato in curva. Cosa si è creato nel rapporto con i tifosi e Giovanni Perdichizzi? Ma penso con la squadra. Poi Giovanni Perdichizzi è un professionista che viene a Scafati per dare il 110%, per mettere la sua esperienza a servizio di questa società, e penso che i tifosi stiano apprezzando il lavoro, non che Giovanni Perdichizzi, ma che lo staff di Giovanni Perdichizzi assieme ai suoi giocatori sta portando avanti qui a Scafati. Di questo ne sono molto contento, oltre che orgoglioso. Beh, intanto sapevamo che sarebbe stata una serata tosta, perché Scafati veniva da 2 sconfitte interne contro Agrigento e Roma, e quindi conoscendo gli obiettivi di Scafati ero certo, leggendo anche le dichiarazioni del coach, ero certo che oggi avremmo incontrato una Scafati molto determinata e volitiva, e sicuramente intenzionata a non lasciare altri punti per strada in casa e tornare a far diventare il Palamangano un fortino. Quindi questo lo sapevamo, e noi siamo partiti molto bene soprattutto in attacco,
ma anche in difesa, globalmente molto bene, con recuperi, contropiede, tiro da tre punti, e questo ci ha permesso di prendere vantaggio, di giocare punto a punto fino alla fine del secondo quarto e l'inizio del terzo. Poi logicamente piano piano è venuta fuori la grande aggressività e la grande rabbia di Scafati, che ha messo pressione, ha alzato la sua intensità difensiva, ha chiuso bene l'area e noi abbiamo fatto fatica. Questo è un aspetto in cui dobbiamo crescere per competere in queste trasferte contro le prime della classe, dobbiamo migliorare la capacità di giocare soprattutto in attacco sotto pressione. Secondo me abbiamo avuto difficoltà a mantenere lucidità in attacco a causa della maggiore intensità di Scafati. Invece quello che vorrei vedere è che su campi difficili, con le mani addosso degli avversari, corrette mani addosso degli avversari, Casal Pusterlengo riesca a giocare con maggior lucidità, con miglior selezione dei tiri e dei passaggi. Ecco, questo ci è mancato, dal mio punto di vista, con un po' più un pizzico in più di attenzione, e potevamo giocare punto a punto. Apprezzo il fatto che non abbiamo mollato, che siamo rimasti lì anche negli ultimi minuti. Complimenti a Scafati, anche per l'innesto di Ammannato, perché Ammannato permette a Simons di rifiatare e garantisce grande solidità sotto i tabelloni. Lei l'anno scorso è stato qui a Scafati e ha fatto anche un ottimo finale di stagione. Riflettendo così, poteva esserci lei al posto di Verdighizzi, non ha un po' di rimpianti da questo punto di vista? Ma non mi sembra il caso di affrontare questo argomento qui, nel momento in cui Scafati è in testa alla classifica, ha un'ottima squadra, un ottimo allenatore. Direi che casualità, decisioni, scelte hanno portato a questo, ma lo scenario deve essere lasciato alla Scafati 2015-2016, all'ottimo roster che ha costruito la società e all'ottimo staff che sta guidando la squadra.